Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete visto dal titolo di questo video, presentazione di un nuovo mezzo. Chi mi segue su Instagram lo sa già perché l'ho già ampiamente spoilerato, quindi vi invito a seguirmi sia su Instagram che su Facebook e mi raccomando il tasto iscriviti qui sotto, anzi vi aspetto 5 secondi così almeno avete il tempo di cliccare iscriviti. Allora, il nuovo mezzo che vi farò vedere oggi è una e-bike. Non è nuova sul canale, nel senso che le ho già provate e ho fatto un altro video dove le ho provate l'anno scorso, ve lo lascio qui in alto a destra così potete andarlo a rivedere. E in pratica è successo che dopo averle provate mi sono innamorato di ste bici e quindi sono partito alla ricerca di queste bici, che sono introvabili, cioè come cercare l'oro, però ci siamo riusciti. Adesso ve la presento. Go. Due caratteristiche principali al volo, giusto per darvi un'infarinata. È una e-bike turbolevo M5, non comp ma è la base, quindi batteria da 500 watt-ora, motore Brose da 90 Nm, escursione 150 anteriore e 150 posteriore, cambio 11 velocità, telescopico, e fatto due o tre personalizzazioni, ma per il resto è tutto originale. Vabbè, il porta cellulare e i pedali coi pin flat, e le ho fatte tubeless, quindi ho tolto la camera d'aria con facendo le tubeless e il liquido antiforatura. Per il resto è tutta stock originale. Ma oggi per questo giro non sarò da solo, ma sarò accompagnato da un professionista, anzi un atleta con la A maiuscola professionista, Jordan Ceccaroli. Vieni Jordi. Ciao a tutti, sono Jordan Ceccaroli, soprannominato anche come Jordi Cecca, e sono nel mondo della bici da circa 5 anni e mezzo. Faccio gare di enduro, corro per vari circuiti italiani, nazionali e qualcosa anche europei, e niente, sono a fare un bellissimo giro con il nostro mitico Bucco. Insomma, ho preso un pilotino giusto così per andare tranquilli. Oggi volevamo fare un giretto in quel di Colbordolo Track, che per chi è marchigiano ma anche fuori è un posto dove la MTB downhill eccetera è abbastanza radicata, quindi ci sono dei percorsi abbastanza tosti, esatto. Abbastanza difficili, e come sempre noi cominciamo con le cose easy perché oggi la parola d'ordine è easy. Ma adesso vi faccio vedere la sua bici, eccola. Allora, vi presento la mia bici, che è una Rocky Mountain Altitude Power Play, ovviamente bici elettrica con motore proprietario Rocky Mountain, che sarebbe un Dynama 3.0 con 112 Nm di coppia di motore, ed è montata in questa maniera, customizzata in questa maniera innanzitutto. Forcella Hollins RX F36 2021 da 170 mm, mono A Hollins TTX 22 ad aria da 155 mm, registra telescopico da 125 mm, come ho ad oggi, sono montati su ogni tipo di bici, cerchi in carbonio Damil con no mosso 120 ingaggi, pedivelle race face da 125 mm, pedali Crash Brother, e montiamo paramani per l'inverno per non freddarci troppo le mani, dalla MR Wolf, viti in titanio arancioni fatte al CNC e attacco Garmin. Ecco qua la bici. Bene, dopo aver parlato tanto direi che è ora di cominciare a pedalare un po' e di fare qualche bel sentiero insieme, quindi go on the track. Le gobbe chi è venuto qui in questo percorso non è più tornato. Ah no,
stiamo bene, proprio bene. Vero? Sì. Vabbè, dai. No, ma è facile solo che ci sono le gobbie. Ho capito. Tutte gobbie consecutive senza mai un distacco fino in fondo. I polsi arrivano in fondo, sembra che le ordici vanno in via. Wow. Porca troia. Bello. Bella. E da qui l'uccisione delle mani. Ecco. La Madonna. No, ma Jordi, partami nei sentieri facili te, eh? Porca troia. Un po' di fuoriscella. Una spianatina si potrebbe anche dare ste gobbe. Una spianatina le potevate anche dare ste cazzo di gobbe. Porca puttana. Porca troia. Tosta. Tosta. Però guarda, più che le mani, le braccia, le gambe. Sì, perché sei sempre bravo. Qui un po' di rettilinea con un po' di copettino, sulle curve. È più molto più divertente. Un po' più lunga e più divertente. Tutta easy, ovviamente. Sì, il vostro easy, ok. Il vostro easy tranquillo. Sì, sì. Variante easy e variante con le gobbe. Ah. Tutto easy, tutto facile. Chiaramente noi prendiamo sempre quello più facile. Sì, come sempre. Come sempre. E là. Che passaggio. Lascia i freni. Voilà. Che compressione lì. Quella. Hola. Ah. Ma dove cazzo siamo, al centro della Terra? Siamo al centro della Terra. Questa qui è denominata il bug del cul del loop. Si chiama proprio così. È il bug del cul del loop. Questo qui è molto easy. Easissima e niente. Easissima. Non ci crede nessuno, va bene. Ok. Ah. Salto. Woohoo! Il primo salto. Primo salto in MTB. Questa si chiama El Cavatappe. El Cavatappe. Bella questa. Belle ste gobbe veloci. Trascorso 55 minuti 28 secondi. La batteria è al 56%. Vai, go!
easy. Sì, dai, questo sì. Bello però tutte quelle gobbe veloci, bam 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 bam. Invece queste altre sono più alte. E la sono più alte, quindi si può aiutare. Bravo, sì, sì. Andiamo, Undertaker. Questa qui è easy. Sì, sì, easy. Bello salto del tronco. Bello salto del tronco. Salto. Salto. Porca troia. Qualche jolly l'ho giocato, eh? Qualche jolly l'ho giocato! E adesso qui arriva il bello! No! Guarda, guarda! La faccio nemmeno io in piedi! Sì, sì, guarda! Guardiamo come si fa, sì? Ah, ok! Pregate per me! 3, 2, 1, boom! Easy! Vai, vai. Go, go, go. Carichi pallettoni. Sì, ciao. Qui è notte? Wow, wow. Mi è arrivato lunghino. Cazzo, ho battuto il ginocchio. Cazzo, è stata una frazione di secondo. Ah, bam bam. Mi sono girato, che ti volevo aspettare io, mi so che sei volato. Dovrebbe essere solo la botta, ma addio buono. Che briscola. Dove cazzo ho battuto? Infatti ho battuto col pedale sinistro per terra. Oddio. E poi sono volato. Ma perché, cioè, come senti, dove hai preso, che non ho capito? Ho preso sulla sinistra col pedale sinistro per terra. Ah, hai sfruttato per terra, ti sei puntato. Ah, sì, okay. Sì, sì. Ah, ok. Si è impuntato, dopo non ho capito se mi si è girato lo sterzo, io ho battuto il coso nello sterzo. Sì, si è girato lo sterzo. Che sassata, dove cazzo ho preso? Sicuramente. Guarda, qui, qui, guarda. Quindi sei arrivato. Ah. Lì, lì, guarda. Lì ho preso, sicuro al 100%. Ah, col pedale si è impiegato qui, ok. Bravo. Sì. Che razza di sassata, puttana. Insomma, fammel. Eccolo, e via. Porca miseria. Stavo oggi fatto male. No. Non gliela facciamo oggi, arrivare al furgone. Manca un chilometro. Già, abbiamo già dato. Sono appena tornato a casa, perché chiaramente dopo la botta ho cercato il più possibile di tornare a casa, perché è stata abbastanza dura, perché non riuscivo a piegare il ginocchio e quindi ho dovuto pedalare solamente con una gamba. Fortunatamente il motore mi ha dato una mano. Il problema è che quando tu sei in un sentiero e cadi nel mezzo, tu comunque quel sentiero lo devi prendere, lo devi finire. Quindi sono venuto giù chiaramente, tra virgolette, a peso morto, con la gamba lunga, perché mi dava fastidio il piegamento. Però sono riuscito ad arrivare a casa. Il problema è che si sta gonfiando. Ho sentito il mio fisioterapista, mi vuole vedere perché vuole fare dei test per vedere che sia tutto ok, legamenti, menischi, robe varie. Speriamo che sia tutto ok. Nel caso fosse solo la botta, con un po' di terapia, tecar, agopuntura, eccetera eccetera, spero di risolverla presto. Però purtroppo quando si fanno questi tipi di incidenti
per stare fermi un mese è facilissimo. Comunque nel complesso la giornata è stata molto bella, mi sono divertito, peccato che è successo il patatrack diciamo a 200 metri dalla fine, perché era veramente finito. È quello che un po' mi fa rabbia, che abbiamo fatto dei sentieri, dei passaggi molto difficili e purtroppo sono caduto come un pollastro alla fine del sentiero. Comunque ci sta e niente, speriamo di risolverla molto presto. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, scrivetemi un commentino qui sotto, cliccate il tasto iscriviti e la campanella e vi saluto. Ciao ragazzi, alla prossima.